serie completa, se ce lo giochiamo in live o non lo so. Vedremo, vedremo. Allora, permesso per il numero di cariche esplosive è 2. Però noi le cariche esplosive non le abbiamo. Questo secondo me ti dà il permesso di utilizzarle, perché eventualmente se tu vai da un'altra parte dove non hanno i permessi non puoi utilizzare le cariche esplosive. Però ce le dobbiamo portare noi da casa. Noi non ce l'abbiamo le cariche esplosive. Quindi usiamo il nostro materiale. Tutorial. Evita di colpire i detriti taglienti con le ruote o i cingoli. Puoi sostituire le parti rotte nel menu veicolo. Quindi occhio a questi qua, perché se ci passiamo sopra con i cingoli a questo punto o anche con le gomme del nostro veicolo se bucano. Che dobbiamo fare? Porta i rifiuti nel container. I rifiuti anche questo. Dov'è il container? Eccolo qua. Ok. Vediamo un pochino. Ci ha calcolato, sì, vabbè. Queste casse che sono segnate in rosso non sono da distruggere, quindi evitiamole, perché sono praticamente materiali che poi dovranno essere utilizzati per i lavori, quindi se le scassiamo ce le fanno pagare. Allora, aspettate, vado a recuperare prima l'oggetto più lontano che dobbiamo portare al container, così facciamo piano piano, portiamo tutto piano. Mi sono perso, venga qui. Con che forza, tra l'altro, riusciamo a trasportare questi barilotti sprezzanti del pericolo e sprezzanti della del fitness proprio. Allora, porta rifiuti nel container, ma tipo sto a sbagliare container o mi sono perso un po' di rifiuti, tipo questo ce l'hai tenuto in considerazione, sì. Perché altri, cioè, ah, ok, vabbè, uno sta là dentro. Però tre, vabbè, ci saranno da qualche parte. Stanno due qua dentro. Ok, no, non li avevo visti là dentro, quindi pensavo mi avesse preso per il culo. Allora, ma chi è che ha fatto sti edifici con questa sistemazione? Comunque, anche questo è fatto. Piano. Saluto a chi si sta unendo e anche chi sta andando. Sono neanche le 7, quindi non avete giustificazione per andare neanche a dire andiamo a mangiare. Come cazzo si sale? Ma riesci a saltare 10 centimetri? Ma prima ci siamo saliti qua, dai. Ah. È presto anche per andare a mangiare, quindi non avete giustificazioni. Va bene, questo è fatto. Demolisci l'interno delle pareti. Va bene. Che è questo, quindi io prendo il mio buon martello pneumatico e ti scasso la casa. Facciamo sempre una cosa tecnico-tattica, togliamo la base. No, non funziona. Cioè mi toglie solo lo stucco, ma tipo poi devo fare così? Ah, addirittura, cioè il martello pneumatico. Riusciamo più con la mazzetta che il martello pneumatico, mi sembra un po' una strozzata. Però vabbè, se lo dice il gioco, è così. Allora vado direttamente così, tanto il martello pneumatico va bene fino a un certo punto. Neanche a cambiare attrezzatura. Diamo di martellate e via. C'è una potenza nelle braccia quest'uomo che ti abbatte i muri come niente fosse. Dai che sono caduti sti cosi, toglimeli da qua. Però le macerie me le dovresti togliere un po' prima, perché io questo, come lo becco? Vabbè, vediamo se ce lo dà per buono anche senza quel pezzettino. In linea teorica, sì, dai. Faccia il bravo, faccia il bravo, ci faccia. Ma non ci arriva questo. Ma è scomodissimo martellare inginocchiati. Però, scusate, permesso. Cioè ci manca. Ma ci sono altre parti. No, e ci manca proprio questo pezzettino malefico. Ok, questo è fatto. Demolisci la casa abbandonata e demolisci la recinzione. Allora, la recinzione è questa. La casa abbandonata è questa. Quindi qua dobbiamo utilizzare. Ok, allora aspetta, dammi il parcheggio. Dov'è il parcheggio? Eccolo là. Ci serve il bulldozer per il. Perimetro.
E poi, visto che lì c'è una parte rialzata, quindi non riusciamo a salire col bulldozer, la ruspona. Allora, attenzione ai detriti, come detto, perché sennò ci bucano i cingoli, che sembra un po' strana come cosa, però possono danneggiarli, ci può anche stare. Occhio alle casse, che noi le dobbiamo scassare. Anche questo è giusto. La recinzione arriva fino a lì sotto. Allora aspetta che facciamo il giro sportiveggiante qua. Piano, piano, non cattiveria. Ci ribaltiamo male probabilmente. Ma vabbè, questa no, questa posso distruggerla così. La devo distruggere, noi facciamo dei danni, sì. Quella dobbiamo usare la ruspa, però questa possiamo anche andare in questo modo, presumo. Possiamo andare in questo modo? Grande così. Ok, aspetta che togliamo. Non hanno pilastri queste case, sono tutto. Sono i muri che fanno da. Aspetta che dobbiamo prendere un po' di rincorsa, perché effettivamente al colpo iniziale non ce la fa. Olè. Si vede niente più. Ole, anche questo è fatto. C'è cascato tutto il palazzo sul nostro tetto. Quindi abbiamo scassato un po' tutto. Va bene. No, non l'ho provato. Anche perché era una cagata. Aspetta che ci sia incastrata. Alza sto macinino. Allora, aspetta, riabbassa il macinino. Cioè, guarda questi dove hanno messo sti. Attenzione che qui c'è da evitare questi detriti, che sennò ci scassano il bulldozer. Bella stronzata. Allora, perché ho girato come un pilas, probabilmente, ma eravamo secondo me più distanti. Questo ci ha fatto. Sostituisci, va, vabbè, per così poco, dai, 500 dollari. Proprio poco non è. Ma va bene. Dammi la ruspa, va. Ci serve la ruspa qua. Tac. No, ho sbagliato, ho sbagliato. Parcheggio. Escavatore su ruote. Vai con l'escavatore su ruote. Adesso lo attrezziamo come si deve, l'escavatore su ruote, perché qua. A parte che non vedo niente, però va bene uguale. Stando attenti a non bucare. E qua lo mettiamo in configurazione. Scassiamo tutto dalla distanza. Mettiamo questo di lato. Allunghiamo. Abbassiamo. A posto. E adesso di cattiveria, stacchete. Così non abbiamo necessità di piano, che se no buttiamo giù il nostro. Aspetta, ammazza un po' sto coso. È un po' sbilanciato, ma tutto sommato ce ne frega poco niente. Se riusciamo ad andare con cattiveria. Dobbiamo fare un po' di manovre, perché giustamente questa è la condizione, noi che. Ok, piano piano ce la può fare. Questo macello. Aspetta, vorrei staccare anche questi pezzettini, perché comunque sono. Vabbè, 2 dollari, non è che siano sti gran soldi, eh. Però. Olè. No, aspetta, io ti demolisco anche quest'altro murettino qua, perché sono soldi che rientrano nelle casse dell'azienda. Ok, anche questo è fatto. A posto, questo è concluso. 2005 ci dia dei bei bonus, però, eh. Ma com'è 3.800? Quindi a conti fatti, quello che con cui guadagniamo di più è veramente il saloon. E ci mettiamo anche meno. Vabbè. Vediamo se c'è un altro saloon. Andiamo a scassare un altro saloon, dai. A sto punto. Adesso ci spostiamo un pochino. Gabbiano
Garage, è stato scoperto un suolo umido sotto i miei garage. Può causare enormi problemi in futuro. Dobbiamo demolire parti del pavimento per fare spazio ad alcuni esperti in modo che possano controllarlo. Questo non l'ho mai fatto. Neanche quello sul tetto dell'edificio. E neanche lo shuttle. Ok, queste sono nuove, quindi ci facciamo tutte queste tre, dai, piano piano. Perché come detto, non le ho, queste non le ho mai fatte. Allora, dobbiamo usare quello e quell'altro. Quindi va bene. Dobbiamo. Ma perché l'immondizia la dobbiamo spostare noi? Ma dico io. Cioè, pure voi, prima che arriva l'impresa, fate qualcosa. Non possiamo aggiungerlo come. Cioè, costi aggiuntivi, ma aggiuntivi di brutto. Aspetta, mi è partito il bidone. Aspetta, è volato il bidone via. Ok. Dobbiamo spostare anche quello, presumo. Rientra nell'ambito rifiuti. Vabbè, ce ne sono comunque altri. No, che rottura di coglioni. Spostare ste robe in realtà un po' è una rottura di maroni, come detto. Qua possiamo usare o il quello piccolino, oppure anche la ruspa in realtà possiamo usare, perché quello ce l'ha il coso per trasportare sti cosi. Però, eh sì, questi sono rimasti, vabbè, famo così, no? 8, dimmi che ce l'hai qua vicino. Sto cazzo, aspetta, no? Ma ritrasportato al negozio di sto macinino, no? Me lo devi portare qua. Puoi farlo anche in automatico. Su via. Dove sta il coso del parcheggio? Maledetti. No, sta fuori. Sempre più lontani sti cosi dei parcheggi, eh. Dimmi tu, mo, con sto baracchino, come ci arrivo qua dentro? C'è un ingresso secondario, no? Assolutamente no. Vabbè, prendiamo il robot da demolizione e. Ah, ok, no, non avevo capito dove stavamo, vabbè. Attenzione che qua. Ma se ci investiamo. No, siamo dei pilastri. No, ci siamo anche bloccati male. Attenzione. Ah no, perché stiamo. Scusi, sul caschetto c'eravamo incastrati. Mi scusi. Lascia fare. C'eravamo incastrati sul caschetto, ma ci può stare. Vediamo se. Ce la facciamo. È molto precario comunque sto baracchino qua. Non è che mi fiderei più di tanto, però questo ci abbiamo. La ruspa mi sembra un po' eccessiva, anche perché la ruspa non entrava qua dentro, effettivamente, se poi vogliamo guardare il capello. Allora, elevatore, equipaggia. Entriamo dentro al garage. Piano. Ok, aspetta che ci ribaltiamo malissimo in questo modo. Non ce la faremo mai, eh. Attenzione, piano, piano. Aspetta, non frenare così che ci ribaltiamo male. Fatemi. Ok. E uno, e due, e tre. Olè. Guarda con quanta leggiadria. Piano. È un lavoro pericolosissimo questo mini drone. Allora, attenzione a non rompere sti cosi, se no ce li fanno ripagare. Piano. No, questa non è che. No, questa la dobbiamo buttare. Quindi piano. Ma che come cazzo li prende sti oggetti da buttare? Non lo vedo molto, molto sicuro sto coso. Vabbè. Basta non. Ma perché è uscito fuori sto. Guarda che figli di puttana. Maledetti. Allora l'ho buttato dentro. Perché mo risputi fuori sto cazzo di coso? L'avevamo messo all'interno del container. Magari non in modo precisissimo, ma. Lo dobbiamo riprendere perché non ce l'aveva calcolato. 6 su 8.
Ok. E rimanete qua. Fate i furbi, mo che mi giro. Che ci risputa fuori gli oggetti da caricare. Dove sta l'altro? Sto pesantissimo qua. Qua rischiamo la vita. Attaccalo. Grande con queste manovre. Piano. Vai così. Dai, però tutto sommato. Olè. Grande così. Ora dobbiamo demolire. Ma perché me li risputa fuori? Vabbè, comunque ce l'ha dato per buono, penso. Demolisci il pavimento e calcestruzzo e taglia il metallo. Allora, prima presumo che dobbiamo demolire il calcestruzzo e poi andiamo di metallo. Qua ci devi pagare un sacco. Proprio un sacco. Martello pneumatico, equipaggia. Pronti? No, dall'altro lato. Dall'altro lato. Grande così. Ora. Mi sa che è meglio partire da là, sennò poi come cazzo facciamo ad uscire da... Ah no, vabbè, c'è il metallo che... A meno che non ci incastriamo il metallo, è più che possibile. Fortuna che, diciamo, fa scassare solamente le cose scassabili che si devono scassare. Quelle parole. Eh no, perché sennò... Guarda qua. Andiamo di moonwalk. Sbagliato lato. No, perché sennò pensate ai danni che potevamo fare a muri, edifici. Non sarebbe stato più le uscite che le entrate. Ok, questo è fatto. Andiamo al prossimo. Al prossimo ce ne stanno una... Dove cazzo? Una marea di cose da distruggere. Lo facciamo con piacere. È il nostro mestiere, è il nostro lavoro. Però beccasse un po' meglio. Perché questo non lo distrugge? Forse non è... No, ok, era... Pensavo fosse nella linea, ma non... Era più in profondità. Vabbè, tanto non guarda. Questo già si scassa più facilmente, questo cemento, rispetto a quell'altro del marciapiede dello scorso lavoro. Questo dà più soddisfazione. Abbiamo finito, ok. Ciao la retta. Tanto passa a salutare. E demoliamo anche qua. Mi sono incastrato male. Piano. Ogni tanto sto baracchino prende una velocità. Da ogni previsione la so così. Ok. Sbagliato. Ok. Che altro dobbiamo? Cosa è là dietro? Vabbè, io vado con il pavimento in calcestruzzo. Distruggiamo anche. Ok, compito eseguito, ma come vedete due spicci ce li dà. E siccome questo sta dando soddisfazione, questo moto picco, noi continuiamo. Tanto sto pezzettino per nostro. Ok, a posto. Va bene. Fatemi scendere. Aspettate qua, devo tornare a piedi. Quindi, tornando a noi, il metallo che dobbiamo tagliare. Taglia il metallo. Per quale motivo devo tagliare questo metallo? Cioè, mi scusi? No? Cazzo. Pericoloso queste zone. Ok.
perché la ghicchia un pochino, diciamo che la precisione del movimento è quella che è, no? Ma tipo così? Grande. È vero, una cosa estremamente abusiva. Ecco, di sotto. Di sotto mi devo accucciare al massimo. Non è che posso fare molto. Ma se mi metti questi qua davanti, io come cazzo? Vabbè, che sono stato io che li ho fatti cadere. Dovevo partire da quelli sotto, magari. Non lo so, sta cosa dei metalli è un po'. Questo taglio di metallo. Vabbè, lo faccio un po'. Credo che ci sia, sì, anche l'online. Questo. Cioè, sì, c'è l'online. Nel senso, c'era. Nel menu c'era scritto multiplayer. Poi. Penso che. Non sia un'icona finta, nel senso. Ok, aspetta che. A posto, grande così. Scendiamo anche qua. Se ce la facciamo senza spezzarci le cosce. Non ho capito se già la tagliamo. Ok, sì, sembra di sì. Ok, in linea teorica qua abbiamo finito, va bene, andiamo a quell'altro, non corriamo con le forbici in mano perché questo non ha le punte arrotondate. Partiamo dall'alto, va. No, che poi in realtà no, facciamo così, sti cazzi. Tanto ci arrivo uguale, quindi è inutile che ci arrampichiamo su queste scalette che poi non si capisce un cazzo. Ok, no, per quelle centrali, inspiegabilmente. Dobbiamo salire sulle scalette oppure possiamo fare da qua. E ti freghiamo. Tu scaletta mai. Non è vero, ci ha fregato la scaletta. Ma ci dà dei soldi in più per tagliare queste cose, perché sennò ci fermiamo al minimo indispensabile qua. Che probabilmente saranno tutte. Ok, guarda come cadono con estrema leggiadria. Ok, questa è fatta. Dai, che piano piano ce la stiamo facendo. Anche perché queste sono, come dicevo, missioni che per il momento ancora non avevo fatto. Avevo fatto altre cose nella test, partita test. Cioè, questa è quello che tra poco andremo ad acquistare anche. Però prima ci facciamo questi lavori. Poi acquistiamo le proprietà. Per aumentare anche il nostro patrimonio. C'è il parcheggio, c'è la miniera d'oro. Che fortunatamente dobbiamo fare relativamente poco. Nel senso, poi ci accumula lui. Materiali invece, tipo metalli. Non credo di averli ancora recuperati barra visti proprio. Questo ormai è stato coperto dall'altro. Ok, a posto così. Va bene, possiamo andarcene. Arrivederci, grazie. Finalizza, dacci i nostri soldi e via. Bene, bene così, bene così. 1.900, questo non lo rifaremo mai più perché il tempo che abbiamo utilizzato per fare questa missione non è stato assolutamente ripagato a questi 1.900 dollari barbosissimi. Sono veramente troppo pochi per l'impresa che abbiamo fatto, quindi. Allora, andiamo a vedere cos'altro c'è. Lavori, lavori. Tetto di un edificio. Fattoria McRonaldo. Ma come fattoria McRonaldo? Ma scusi. Vabbè, partiamo prima. Questo qui, tetto di un edificio. Vabbè, sì. Dove stiamo noi adesso? Va bene, anche troppo lontani. Quindi. Ci andiamo col. Col pick-up che non abbiamo qui. Fatemi prima recuperare il pick-up. Questo che era mentre adesso giro il parcheggio. Dammi il pick-up, buon uomo, che dobbiamo andare al lavoro.
Eurotrack, vediamo, è uscito il video oggi, quindi ci guarderemo. Allora, potevano essere abbastanza adatto per questo compito. Quindi dobbiamo usare il macinino per, aspetta, tutorial. Per ultimare una costruzione devi interagire con essa premendo F. Va bene. Quindi che dobbiamo fare? Ci dica. Monta gli elementi in legno, rompi le barriere in legno. Vabbè, prima rompiamo le barriere in legno, questo è fattibile. Ah, ok, dobbiamo montare. Ce l'abbiamo il legno? Ok. Perché quindi dobbiamo andare qua sopra con il nostro macinino. Aspetta, fatemi scassare queste però. Ok. Poi una volta arrivati qua col macinino, scassiamo qua. Facciamo la rampa. La rampa anche qui? Cerchiamo di non cadere. Noi stiamo costruendo tutto quello che ci ha detto di costruire poi. Ok, taglia i rinforzi metallici con una sega. E poi scassiamo sto coso. Vabbè, questi possiamo farlo direttamente con questa, presumo. Grande così. Vabbè, penso che anche se. Ma sì, andiamo a metà. Basta che non cadiamo dal tetto, poi tutto a posto. Mazza mia, però. Aspetta. 50 ne dobbiamo distruggere sti cosi. Porca troia, ci mettiamo una vita. Ma che state fuori? Vabbè, piano piano. Tocca, se poi si impalla pure sto coso. Ok, questo è caduto da solo. Gli altri dove stanno? Penso che staranno giù anche. Vabbè, qua devo prima distruggere il calcestruzzo, presumo. Questi magari te li posso togliere qua, ma. Cioè, questi altri che stanno qua dentro non si può fare. Questi che si vedono a vista. Vabbè, dobbiamo andare a farci portare il macinino. Andiamo, eh. Ma posso scendere da qua? Ma sì. Aia. Ci facciamo portare il trabigolo. Dov'è il robot da demolizione? Mettiamo il nostro telecomandino. Olè. Grande così, grande così. Facciamo tutte le scale. Piano. Sì, perché la guidabilità dei mezzi, diciamo che lascia un po' a desiderare, quindi dobbiamo stare un po' attenti. No, non mi devi trapanare i muri qua. Non demolire random. Vabbè. Dai che ce la puoi fare. Dai che ce la puoi fare. Grande così. Ma dove siamo sbucati? Scusa. Ah. Siamo sbucati qua pure prima. Sì, ok. Allora, qua dobbiamo stare attenti alle casse. Non scassiamo le casse. Non scassiamo le casse. Che questi ce la fanno pagare cara. E invece iniziamo a scassare sti cosi. Ma pure dal basso, no? Da qua. Il fatto è che dobbiamo fare davanti e dietro, penso. O dobbiamo proprio. No, perché questi rimangono attaccati col cemento armato. A meno che. Fatemi fare una prova. Cazzo, io sto qua sotto, è vero. Magari una volta tagliati, cioè spacchiamo la base. Liberiamo un attimo.
visivamente questo, poi tagliando, crolla anche, non è vero. Ma non è proprio vero. Vabbè, quindi ci dobbiamo fare tutto. E questa è un po' una rottura di coglioni perché dobbiamo fare su e giù questo baracchino qua. Oddio, alla fine fa anche abbastanza presto. Aspetta che ci siamo impennati. Però. Quanto ci dava per questo lavoro? Sicuramente poco, troppo poco. Ah, è così di prepotenza, anche se ha la sua soddisfazione, ci siamo incastrati. Dà la sua soddisfazione scassare tutto, eh. Ti dà la verità. Ma purtroppo non lo possiamo fare perché ci vogliono i permessi per quello. Vedete che alcuni lavori hanno, come quell'altro delle case, il permesso di utilizzare l'esplosivo, che poi ci dobbiamo portare naturalmente noi. Però è un lavoro che richiede dei permessi e in questo caso non c'erano i permessi necessari. Peccato. Sarebbe stata una buona cosa distruggere tutto in modo devastante. Ce la facciamo uguale, ce la facciamo uguale, ci vuole un po' di più, ma ce la facciamo. Allora, di lato anche il suo percorso. Noi evitiamo di fare troppe manovre, sti cazzi. Cioè basta appoggiare di lato il martello pneumatico che fa il suo mestiere uguale. Forse che si muove un po' di merda sto baracchino, ma molto di merda, ma che è? Dai, piano piano, piano, frena. Poi anche il fatto che non sia ovviamente fluido non aiuta tantissimo. Come ce ne caschiamo sotto. Tutta la bag qua. Momentus. Dai, ci manca ancora questa parte di muro. Va bene, vai, sfonda tutto così di cattiveria. Vai di cattiveria. Compito eseguito. Vabbè, tanto dobbiamo tagliarli tutti sti cosi, quindi dobbiamo liberarli, sennò non riusciamo a tagliare i cosi metallici. Perché ormai abbiamo fatto 30, facciamo 31. Ok, anche questa è fatta. Scendi da sto baracchino. Metti l'altra attrezzatura, che è 5, e ripartiamo qua con questi tagli. Allora, i lavori che ci ha fatto fare all'inizio erano più remunerativi e erano anche molto più veloci. Cioè, scusate, andando avanti, magari tu mi dici, ti do dei lavori che, vabbè, ci vuole un po' più di tempo, un po' più di materiale, però ti pago di più, no? Sta ceppa. Dove sta salendo quest'uomo? Non lo so. Cioè, si muove da solo. Come vedete, quando va a destra e a sinistra, quando siamo in questa situazione, sta andando da solo. Ha tagliato il terzo paletto, non si sa come. Dai, che ce la fai a tagliarlo? Non mi fa riprendere il macinino là. Per piacere. Se no, famo veramente notte qua. Occhio. Possiamo fare, ce la possiamo fare. Non ce la possiamo fare. Intanto sulle 7:20, maledizione, volevo far venire anche gli altri due lavori, ma non ce la fa. Compito eseguito, basta così. Allora, basta così, ce l'abbiamo fatto, ok. 1.700 sono pochi per questo lavoraccio, sono veramente pochi. 2.200 col bonus sono comunque pochi, sono comunque pochi. Va bene, allora, vediamo il prossimo lavoro. Andiamo al prossimo.
Abbiamo lavori, lavori. Shuttle arrugginito. Quel vecchio space shuttle non volerà da nessuna parte a breve. Dobbiamo rimuoverlo prima che qualcuno si faccia male. Permesso di per le cariche esplosive. Mostra sulla mappa dove cazzo sta sto shuttle. Ma scusate, in culo al mondo. Questo è un altro sito di emergenza che tra 7 minuti e 20 scade. Allora facciamo una cosa, andiamo un attimo verso il saloon vintage perché qui davanti c'è. Vabbè, le cariche esplosive, vediamo un attimo. Voglio andare a vedere un tantino questo lavoro che bisogna fare entro 7 minuti, che onestamente credo che non ce la faremo comunque mai, però ci si prova, ci si prova. E vedete, questi giochi sono così infognanti che non ci se ne accorge. Dove cazzo stiamo andando? Ah no, giusti, giusti. Frenala. Perché mi ha spawnato di qua se stavo guardando da questo lato? Allora, spingi via le rocce dalla strada. Ah, qua ci serve solamente questo. Grande. Aspetta. Vabbè, qua è facile. Dammi il bulldozer. E facciamo il lavoro un attimo. Dove sta? Ok, cioè, ci dà 5.000 dollari per. Penso che le dobbiamo spostare fuori da questo cerchio. Credo, vediamo. 4, 6, no, anche meno. Cioè, questa già la segnate. Ci dà 5.000 dollari per questa cosa. E poi quando io ti vado a fare dei lavori che ti distruggo, ti disintegro il mondo, tu mi dai 1.700 dollari. Ok, bastano e avanzano quei 7 minuti che ci aveva dato di tempo, se non fosse che le stiamo lasciando per strada, ste rocce. Scusi, eh. Ok, le ultime due. Aspetta un attimo. Spingere di qua. Di qua. Una ce la siamo persa. L'altra l'abbiamo spinta. Ci se la può fare. Olè, caccia i 5.000 dollari. E arrivederci e grazie. Grande così. Questo è stato fruttuoso. Questo va bene. A posto, qua abbiamo messo un po' di soldi da parte senza fare praticamente niente. Soldi che possiamo investire negli esplosivi. Beh, ci proviamo, scusate, prima di salutarci. Vabbè, ci salutiamo tra un po' però. Quindi possiamo andare eventualmente. Vabbè, poi ci teletrasportiamo di nuovo qua. Andiamo nella zona utensili. Abbiamo 14.000 dollari qua, i grandi soldoni che abbiamo accumulato. E siamo andati lunghi perché lagga a bestia. Allora, saldatrice non ci interessa. La pistola sparachiodi, guarda, te la compro. Ti compro le cariche esplosive. Solo 5 ne posso portare? E che è sta barbonata? Scusa. Me ne puoi prendere di più, no? Cariche esplosive possibili. Costosi ma accelerano la demolizione. Solo certi contratti lo consentono. Va bene, però ci costa molto di più in realtà, eh. Però, vabbè. La saldatrice la compriamo? Vabbè, ci stiamo, sti cazzi. Abbiamo comprato tutto per quanto riguarda questi attrezzi. Abbiamo speso un fottio di soldi, ma va bene. E trasferiamoci dove eravamo prima. Presumibilmente, se andiamo al pick up. No, il segnato le mortacci là. No, vabbè, mandami qua, va. E ridammi il pick up, dov'è? Eccolo qua. Pick ups. No, più che altro è la curiosità degli esplosivi, perché alla fine ci sono costati un occhio della testa, più o meno. Era evitabile. Però li dobbiamo provare, scusate. Se non proviamo gli esplosivi, non siamo dei demolitori professionisti. E quindi. Aspetta che dobbiamo tagliare. Dove cazzo ci fa andare, scusa? Come faccio ad andare lì? Si passa da qua, probabilmente si passa dall'altro lato. C'è una montagna qui davanti. Non è possibile, a parte queste nuvole fatte un po' così. Secondo me è dall'altro lato, anche calcolando che
più alto del... Dobbiamo fare il giro. Facciamo il giro. Non si vede benissimo, si vede una sega in realtà. Allora, costeggiamo la montagna, no? Perché comunque non ci si arriva. Piano, piano, grande. Il pick-up però è molto pick-upposo, eh. Qua è il mercato dell'oro. Non abbiamo oro, quindi ce ne frega fino a un certo punto. Proviamo a fare il giro da quest'altro lato. Cioè, passiamo direttamente da qua e poi torniamo indietro, perché altrimenti non so se ci sono possibilità di tagliare. Era un po' troppo alta come zona, quindi ci si prova da qua. Dove stiamo andando? Aspetta un attimo, si perde male. Ok. Tanto saluto chi va e chi viene, chi si aggiunge e chi si defila. C'è una strada, scusate, come si arriva lì sopra? Maledetto. Loro ci dicono che dobbiamo andare dall'altro, ma non è possibile. Qua è ancora più alta, vabbè, qua è ancora più alta. Vabbè, facciamo un altro lavoro eventualmente. Scusate. Mi sembra strana come cosa. O effettivamente dobbiamo passare da quel lato, ma come detto, non mi sembrava una zona molto... Infatti, vabbè, andiamo qua, sti cazzi. Qualche lavoro ci sarà qua davanti, no? Evidentemente c'è qualcosa che non quadra nella geologia della zona, via, no? Allora, qua possiamo... Cos'è questo? Fatemi vedere una cosa. Parcheggio custodito. Puoi guadagnare qualche soldo. Ci costa 2000 requisiti. Lo acquisto. Vai, iniziamo ad acquistare un po' di proprietà. Che ce ne frega. Assegna lavoratore. No, accetto i compiti. Tanto dobbiamo semplicemente dare una ripulita a sta zona. E aspetta, mi faccio portare. Non mi investa lei, buon uomo. Come detto, possiamo acquistare anche alcune zone. Alcune. Mio bulldozer. In questo caso il parcheggio che ci darà magari degli introiti, che in realtà sono ben pochi, però sti cazzi. Erano $100 e ogni tanto dobbiamo venire a ripulire, tra l'altro. Allora, intanto togliamo un po' di polvere, terra. Le rovine le facciamo cadere così, che fanno pure prima. Ole. Pianiamo la sporcizia, che poi la sporcizia è terra, va bene. Però, come detto, siccome dobbiamo aumentare il nostro patrimonio, queste cose le dobbiamo fare, anche se poi entreranno magari non un granché di soldi, ma qua danneggiamo un pochino il nostro bulldozer, ma tanto poi lo ripariamo con la chiave inglese, quindi sti cazzi. Guarda là quelle rovine come si erano imboscate là dietro, maledette. Olè, le ho prese tutte con il... Va bene, finalizza. Adesso lo affittiamo, ci lasciano le auto abbandonate, così. E ci pagano, forse. Ogni tanto, qualcosina. Allora, vediamo che c'era qui di fronte. Questo sta ancora aspettando. Vabbè, aspetta. Ma dov'è il mio pick-up, scusa? Il mio pick up, scusate. Pensavo che era quello. Guarda questo. Quello che stava attraversando invece era il nostro pick up. Ma perché? Il colore era grigio quando l'abbiamo visto di fronte. In realtà è blu. Vabbè,
Va bene, comunque la prendiamo per buona. Ah, questa è l'altra, quello che ci aveva detto della fattoria. Va bene, facciamo la fattoria, sti cazzi. Allora, salve signora, dov'è? Che fa? Si mimetizza? È alta un metro e basta. La nostra azienda agricola non ha più bisogno di stalle, dobbiamo farle rimuovere il più velocemente possibile. Basta che paghi, qua ti distruggiamo tutto, come vuoi. Allora, non c'era prima questo comunque. Allora, taglia rinforzi di metallo e demolisce recinzione di assi. Allora, ma possiamo demolirle con i bulldozer? Perché dobbiamo fare queste cose barbone qua? Sì, ma scusate, eh. Andiamo prima a togliere le cose in metallo. Poi le... Dove si entra? Ma c'è una porta a sta baracca, ok? Questi lavori sono sempre più impegnativi. E soprattutto ci pagano sempre meno, secondo me. Ho questa strana sensazione che qua, più che fare passi avanti, stiamo facendo passi indietro. Ma vabbè, possiamo fare pure così. Facciamo prima. Una cosa abbastanza veloce, in realtà. Basta una martellata. E la baracca va giù. Allora. Qua ci sono pezzi di metallo, quindi altra attrezzatura di sguincio con questa luce sflesciante delle scintille. Probabilmente sì, a parte qualche guidatore ubriaco nella notte che gira, però. Torniamo alla recinzione che prima avevamo skippato. Tac. Ma anche camminando, sì. I pezzi li abbiamo distrutti camminando semplicemente, va bene. Ok, la demolizione è fatta. Ora, demolisci la stalla e taglia i tubi. I tubi saranno questi qua sotto, ok? Vabbè, almeno hanno scavato loro, non abbiamo dovuto fare la buca noi. È già qualcosa. Visto che abbiamo la ruspa, magari questi se ne approfittavano. Guarda, prende la ruspa e scava fino a trovare i tubi. Non mi sembra il caso. Ok, anche questo è fatto. Ora dobbiamo demolire le baracche. Se riesco a riuscire dal fosso. Con. Ce la fa demolire col bulldozer. Vabbè, si può fare, dai. Aspetta, che sto controllando dove sta il coso del parcheggio. Così lontano era. Andiamo col bulldozer. Olè. Vabbè, alla fine non abbiamo trovato la strada per arrivare allo shuttle. Però abbiamo fatto comunque quest'altra che era un'altra missione che non avevamo ancora fatto. Quindi ci sta come cosa, ci sta. Va bene anche così. Ora cerchiamo di demolire ste stalle della signora Bonana. E vediamo se ci pagano bene più che altro. Polvere in realtà qua non so se c'era il manicotto dell'acqua, ma ce ne freghiamo perché tanto noi non lo usiamo uguale perché è una gran rottura di maroni. Aspetta che passiamo da dentro, va. Facciamo prima. Devo sempre fare un po' di rincorsa che guarda qua di cattiveria proprio, dai che manca un pezzettino, tacchete. Andiamo dall'altra. Questa la prendiamo proprio frontale. Non è vero, è meglio di lato. Se no ci incastriamo, appunto. Siamo incastrati male. Vai di retro, vai di retro. È un lavoraccio, ma qualcuno deve pur farlo.
vuole. Olè. Cacciate qua tanti soldi perché abbiamo fatto un gran lavoro, un gran lavoro. Bene così. 3003, non erano i soldi che ci aspettavamo. Vediamo un pochino se riusciamo a trovare qualche altra zona. Che ora abbiamo fatto? Vabbè, tra pochissimo ci salutiamo, però tra pochissimo ci salutiamo. Negozio ristrutturato, vabbè, piano piano ne stiamo. Sto cazzo di shuttle qua, cioè evidentemente era veramente qui la strada. Guarda, facciamo una cosa. Portami al serbatoio sotterraneo. Dammi un pick up. Pick up a caso. Io ti faccio il giro del mondo in 80 giorni. Ma cazzo sta per cosa il parcheggio qua? Eccolo qua. Si mimetizzano pure questi cartelli. Ci ha dato un po' di soldi, molto pochi, a dir la verità, per quanto riguarda il parcheggio che abbiamo affittato, ma quello ci avevamo. Allora, lui ci dice di andare da quell'altra strada, ma secondo me non è vero. Noi adesso proviamo a fare una strategia alternativa, giriamo l'obiettivo e proviamo ad arrivare verso lo shuttle. Ci siamo portati anche gli esplosivi, scusate, dobbiamo finire almeno la live con qualche esplosione, non è che. Poi cazzo l'hanno imbucato sto shuttle. Sci loro. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Non è molto distante, il nostro pick up sta superando ogni prosa e aspettativa di arrampicata. E se riusciamo ad aggirare la situazione. Ok, eccoci qua. Ah, ma è solo lo shuttle grande così. Perché dobbiamo demolire? Cioè, facciamoci qualcosa con sto shuttle. Quello è. Vabbè, lo dobbiamo proprio distruggere così a caso? Ma che tristezza. Ce lo possiamo riportare a casa. Allora. Distruggi lo Space Shuttle, demolisci le recinzioni. Le recinzioni di assi. Vabbè, le recinzioni. Ma cioè, secondo me, tipo lo shuttle lo possiamo anche spingere qua sotto e succede un macello, no? Tutto sommato. Cioè, io adesso solo perché mi sono portato gli esplosivi e li dobbiamo far fruttare in qualche modo. Devo fare qualcosa di alternativo, no? Ah, ma perché devo distruggere queste altre asma? Sono fuori dalla zona, non rientrano nella. Vabbè. Un po' troppo lontani dal shot, però. Ci pagano per spaccare le assi, spacchiamo le assi. Compito eseguito, noi adesso le spacco tutte, se facciamo una cosa la facciamo bene. Comunque, tornando a noi, come. Dove stanno gli esplosivi? 9, 9, 9, 9. No, 7 li piazziamo, mi sa. E 9 li facciamo saltare. Oddio, tutorial sugli esplosivi, però forse ci stava. Cioè, nel senso ci stava, ce l'avrebbe potuto fare. Come faccio? 1. Vabbè, non basta, nel senso, secondo me 7 ce ne vogliono effettivamente, però. Mo' li piazziamo un po' alla cazzo di cane, poi. Ma non va? Ah, ok. Un po' più vicini. Sba, ma. Questo sulla punta. Ma perché il primo colpo non. Neanche il secondo in questo caso. C'è un problema. Dai, che cazzo. Ma scusate, come cazzo li vorresti mettere sti cosi?
Siete dei barboni. Qua non posso neanche passare. Attaccalo da qualche parte. C'è un... Sono fallati questi. Vabbè, sti cazzi, te lo lascio là sotto. Cioè, mi hanno dato pure quelli fallati. Io qua come cazzo... Ma posso salire tipo... No, eh. Vabbè, allora facciamo così. Dov'era? Dov'era? 7. 7. Vediamo se qua si attacca. Ok, qua si è attaccato. Vabbè. C'era un altro? Non è vero. Va bene, allora. Allontanerei, eh. Non dovevamo rompere. Ah, mortocci sua. Aspettate, allora, aspettate. Fatemi recuperare. Effettivamente io in automatico non avevo mica. No, aspetta, fa così. Mica visto il. Tutto lo shuttle. Che cazzo ci deve fare? Sa, tiene la capoccia. Dove sta? Ridatemi la mia. Vabbè, sta da qualche parte qua. Era caduto in linea generale. Ma... Va bene, allora. Questo poi possiamo tagliuzzarlo da sotto. Sì, però si muove veramente di merda. Guarda, faccio saltare quelli che ci abbiamo perché. Una rottura di coglioni. Muoversi qua. Ok. Dopodiché, secondo me non sono neanche esplosi tutti, ma va bene. Pensavo meglio, me l'aspettavo più sportiveggiante questa esplosione, a mezza cagata, dai. Che a Capodanno si fa di peggio. Non è vero, non si fa, non si fa. Prendi il bulldozer e buttiamolo via. Facciamoli vedere come si fa con cattiveria. Si può fare con cattiveria direttamente tutto, proprio trasportiamo tutto. Vai, mamma mia che frontale. Sfondato il cranio. Questo è morto. Cioè noi siamo morti in realtà che stavamo qua. Stato un po' farlocco sto esplosivo. Cioè abbiamo speso pure un sacco di soldi. Vaffanculo. Prossima volta lo metto al negozio dove l'abbiamo comprato. Faccio esplodere il negozio. Tanto ormai abbiamo preso tutto quello che ci poteva servire, quindi alla fine potrebbe anche andar bene. Sì, era molto semplice anche visto, cioè neanche tutta sta caciara dovevamo fare. No, abbassa questo, vediamo se. Sti pezzettini, un po' più su. Che non si vedono, ma va bene. Cioè, io li distruggo perché vedete, ci sta dando anche un bel po' di soldi. Sono pochi dollari, ma pochi dollari qua, pochi dollari lì, pochi dollari là. Guarda là, ci arriva comunque a 1400 dollari extra per aver distrutto sti baracchini. Vai, accumula, si è incastrato. Ok. Ce la stiamo per fare. Una certa calma. Sono rimasti questi pezzettini. Ok. Va bene, va bene. Ok. 1.800 più extra, anche se abbiamo speso... Ah, vabbè, 4.400. Tutto sommato ci può stare 4.400. Va bene. Allora, facciamo una cosa. Fatemi vedere un attimino se c'è qualche missione extra di quelle che ci danno un bel po' di soldi. Che se ne dubito. Il nostro pick-up è finito. Questa buca, non so perché. Vediamo. Allora, non so se... Me lo segna tra i lavori. Ufficio abbandonato, no. Lo devo vedere io sulla mappa se c'è qualcosa.
Un punto esclamativo. Sembra di no. Va bene, va bene. Allora, ragazzi, a questo punto io direi di salutarci qui con questa live che, come detto, sul secondo canale ve l'avrò riportata divisa in episodi, visto che abbiamo fatto mille mila ore. Spero che questo gioco vi sia piaciuto. Io farei ancora qualche live, ce lo spippoliamo ancora un pochino. Come detto, faremo una serie di giochi dedicati alla manovalanza. No, questi simulatori, siccome ce ne sono parecchi, direi che qualcosa possiamo proporre in live. Poi ve le riporto, come detto, sul secondo canale. Io, come detto, ringrazio tutti per aver seguito la live. Chi sta seguendo il video su YouTube, vabbè, la live su Twitch, quindi seguitemi anche qui su Twitch. E niente, ci vediamo nei prossimi giorni. Io vi faccio sapere sempre sulla pagina Facebook, sul canale YouTube, tra la scheda community. Tenetela d'occhio che vi faccio sapere anche lì eventualmente per le prossime live, che non so se saranno domani, probabilmente domani no, nei prossimi giorni. Vi faccio sapere comunque, dai. Ci vediamo prossimamente, ragazzi. Buon proseguimento di serata. Ci siamo, quindi anche buon appetito. Grazie come sempre per aver seguito la live. Ci vediamo domani sul canale con qualche video per le live prossimi giorni. Ciao ciao ragazzi, buona serata.